Salvemista è una partita sicuramente complicata, ma a un certo punto nel secondo tempo la Lazio meritava anche il pareggio. Innanzitutto direi una bella partita, piaciuta, sapevamo che il confronto era molto, come detto, complicato, difficile per l'altissimo livello che ha Feyenoord, oggi l'ha ridimostrato, però noi a tratti non sempre, siamo stati alla loro altezza e quindi abbiamo essere riusciti anche verso la fine a creare qualche situazione per poter pareggiare, è motivo comunque di orgoglio e di soddisfazione, ripeto, contro una squadra dei valori altissimi, a cui faccio i miei complimenti e devo dire che meritatamente hanno vinto. Sono più bravi, sono più forti perché nella vita poi è difficile trovare una situazione per riconoscere i meriti degli avversari. Per me sono veramente, hanno fatto una grande partita. Noi stessi abbiamo fatto una grande partita e quindi direi forse un pochino risultato un pochino pesante, però ci sta. Mister, la sua squadra continua a mostrare in questi anni con lei un carattere incredibile, dalla rincorsa verso la Primavera 1 l'anno scorso in promozione, al campionato di quest'anno e anche in questo palcoscenico dove vi siete dimostrati pronti. Quanto vi servirà, diciamo, anche l'aver messo in difficoltà una corazzata come il Feyenoord per il proseguo della stagione? In effetti, al di là del risultato, le nostre prestazioni anche in questa Youth League sono sempre in crescendo e questo è un motivo importante, significa che c'è miglioramento, c'è arricchimento anche nel confronto con queste squadre così forti. E quindi niente, bisogna proseguire. Certamente il nostro è un lungo percorso e in questo percorso riuscire a capire la nostra forza in confronto agli altri. Cioè, la nostra forza, noi ci siamo sempre, ci siamo presenti. E quindi anche in confronti così difficili, quasi proibitivi, direi, comunque abbiamo detto la nostra e continueremo a dirla fino alla fine. Mister, oggi se l'è voluta giocare cambiando anche forse qualcosina all'inizio, ho visto Napolitano più in versione centrale, quasi un 4-4-2 all'inizio, poi anche quando si è spostato sull'esterno comunque veniva molto dentro il campo, era una situazione preparata proprio in vista dell'avversario e poi le volevo chiedere, vista la competizione, è servita quanto questa Youth League per il percorso di crescita della squadra rispetto a quello che poteva essere un percorso normale senza la competizione europea in Primavera 1? Intanto è vero, abbiamo cambiato qualcosa, come stiamo facendo, qualche adattamento, visto la forza degli avversari, poi non ci è riuscito in parte, insomma, a tratti. E invece no, è certo che è chiaro che le nostre energie, che ne so, sabato col Torino, non possono essere al Certo. 100% come lo sono quelle squadre che si preparano tra settimana e che non hanno la Youth League, ma il nostro percorso e questa esperienza è, devo dire, entusiasmante, bellissima e di grande arricchimento perché sono spunti di riflessione sia per i nostri giocatori che per noi come staff, quindi è sicuramente una bellissima manifestazione che la stiamo prendendo per il verso giusto, con una squadra che lotta sempre e c'è, quindi devo dire grazie a questi ragazzi anche per questa bella prestazione di oggi. Mister, adesso inizia a essere difficile forse nascondersi, non solo che da lei, perché comunque la Lazio è una squadra forte, lo ha certificato anche in campo europeo. Le chiedo se c'è un po' di rimpianto per qualche episodio che avrebbe potuto, non oggi, dico nel corso della Youth League, avrebbe potuto allungare eventualmente il percorso in questa competizione e poi se nelle prossime due gare, visto che salvo clamorose situazioni in Atletico Celtic, oggi la Lazio è fuori dalla Youth League, se proverà a far giocare qualcuno che ha avuto meno spazio per conservare le forze per il campionato, perché appunto, come dicevo, è difficile nascondersi adesso. Sì, hai ragione. Adesso, diciamo, certificata l'eliminazione, è normale che poi daremo più spazio agli altri per cercare un po' di dosare le energie, perché le energie sono. Non è facile giocare tutte ogni 3 giorni, a questo livello soprattutto, a questo livello. E poi che mi avevi chiesto? No, insomma, il fatto che il campionato è difficile Ah, nascondersi. nasconde. No, no, non ci noi non ci nascondiamo, nel senso noi viviamo di partita in partita, il campionato è ancora alle prime battute perché siamo a 9 partite, quindi siamo partiti bene, questo è senza dubbio, siamo anche forse sopra il nostro vero valore, ma probabilmente abbiamo sopperito, forse contiamo squadre sempre di grande livello con un grande gruppo. E quindi continuare così, poi quando ci sarà eventualmente la sosta di dicembre, eccetera, magari aggiusteremo anche qualcosa a livello di ruoli, ecco perché prima stavamo dicendo il napoletano che è probabilmente ancora un esterno di ruolo là, che probabilmente ci serve, dobbiamo ri riequilibrare un pochino una rosa che comunque è profonda e che sta facendo bene, chiunque viene chiamato comunque risponde sempre presente e questo significa che comunque c'è un bel gruppo. C'è un po' di rimpianto per l'infortunio di Baldé, in questo senso poteva darvi una mano magari. Infatti ci manca quell'esterno, cioè proprio Balde, sì, no, cioè, io l'ho detto subito col Verona. Paradossalmente dissi forse era meglio perdere la partita, ma non perdere Balde perché comunque era un giocatore così importante.
avanti, però bisogna guardare avanti, probabilmente riusciremo a reperire magari una di quelle caratteristiche più avanti. Okay. Grazie. Grazie.